coltivata a cenci, pallidi già entro le loro luci puntute. Ecco le siepi di grani pomidoro lungo il solco umido. Ecco un campicello che sembra di narcisi ed è di patate. Ecco le cipolline tremule alla brezza come a scodeli. Ecco i cavoli solcati dal blu di verdi luminosi. Nuvoli di farfalle bianche e giallognole volano di qua e di là, posandosi, confondendosi con i fiori dei piselli. Le cavallette si staccavano e ricadevano come sbattute dal vento. La quale stavolta in un modo quanto mai inedito ci presenta qualche brano con il flauto. Volevo dire, quindi le sorelle Pintor stanno in attesa della venuta del nipote Giacinto perché è arrivata una lettera gialla, misteriosa dal continente, che preannunzia l'arrivo di Giacinto. E le sorelle naturalmente si sentono estremamente emozionate. Loro non hanno mai perdonato alla sorella Lia di essere andata via. Però quando la sorella ha comunicato della nascita di questo bambino, loro hanno mandato un dono. Quindi un dono al bambino, ma non hanno mai perdonato alla sorella di essere andata via così. Mentre poi le due sorelle, Esther e Ruth, sono al santuario della Madonna del Rimedio per la novena e si trattengono lì, una sera nel buio arriva Giacinto. Va bene? Questa è la parte, diciamo, dove siamo arrivati nelle letture. Volevo fare un po' il punto della situazione, in attesa che Annabella ci presenti questo brano. Tu suoni là? No, sono là. E vabbè, allora vai, bisogna in applauso e incoraggiamento. No, vabbè, devi dare una trappola per farti cadere, perché lui è terribile da dire. Ha messo la trappola per andare. Molto dolce. Il primo pezzo che eseguirò, ho cercato di attenermi al tema. Sarà una canzone che tutti conoscete ed è Campagnola Bella. Ok? Grazie. Okay.